Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non vorrei mai tornare su certi avvenimenti, certi fatti del passato che sono dolorosi e anche molto vergognosi da un punto di vista per come sono successe le cose. Però ovviamente ci sono delle novità per quanto riguarda quella che poteva essere una strage, una mancata strage a Piazza San Carlo, appunto nella finale di Cardiff il 3 giugno, in cui circa 35.000 tifosi sono approdati in Piazza San Carlo a Torino a vedere sul maxi schermo della loro squadra del cuore, che purtroppo ha perso, ma come sappiamo in quella notte la sconfitta della Juventus è stata la cosa più bella forse, o meno, cioè la meno peggio, nel senso che quello che è successo a Piazza San Carlo sicuramente è stato traumatico, sicuramente più di quanto sia stata la sconfitta sportiva della propria squadra del cuore. Quella passa in 1 o 2 giorni. Quello che è successo, io non, per fortuna non ero lì e per fortuna non riesco a mettermi nei loro panni, perché credo che sia stata una cosa traumatica che nessuno vorrebbe rivivere. Detto questo, sappiamo quello che è successo, o meglio, sappiamo quello che si è visto succedere, ma non sappiamo ancora benissimo quelli che sono stati le motivazioni per tutta questa paura. Beh, in realtà ne ho già parlato in un video che feci di lì, in quei giorni, del fatto che poi c'era un discorso di terrorismo in quei giorni, quindi di paura costante, che per una scemenza, una cavolata, poteva appunto scatenare il putiferio che si è scatenato quella notte lì. Quindi abbiamo parlato di psicologia più che altro, più che di veri e propri attentati, che non ci sono stati, cioè non c'è mai stato un attentato. Mentre, come sappiamo, è ceduta anche una ringhiera del sottopassaggio che porta alla metro, se non sbaglio, ma in ogni caso dovuta alla folla che si ammassava. Però ci sono tante le ipotesi su quello che può essere stato il motivo di tanta agitazione. Quello che alla fine è vero è che ci sono stati 1.500 feriti, quelli lievi. Perché i feriti? Perché, come sapete, ricordate, l'organizzazione di quelle vende è stata una cosa imbarazzante e vergognosa. Attualmente sono sotto inchiesta, ovviamente, non anonime, ma persone come lo stesso sindaco, come tanti degli organizzatori della manifestazione, appunto perché qualcuno pur deve pagare per tutto quello che è successo, per i feriti e purtroppo anche per il decesso di una ragazza, Erika, 38enne, come sapete, di Domodossola, che è morta schiacciata dalla follia, dalla paura della gente che si ammassa l'uno con l'altra per cercare riparo da nulla, sostanzialmente. Oltre a Erika va ricordata anche Marisa Matto, una signora che si è trovata lì un po' per caso e è stata schiacciata ed ha avuto anche dei problemi di salute molto seri, adesso mi pare che stia recuperando, perché anche tra l'altro vi invito a seguire la pagina Facebook Aiutiamo Marisa Matto, perché ha dovuto recuperare un po' quelle che sono le normali condizioni di vita. Adesso, insomma, potete seguirla e vedere come sta, sicuramente meglio di quel 3 giugno. Detto questo, e chiudiamo questa parentesi triste, ci sono delle novità, gli inquirenti stanno fuori indagando su quello che è il discorso, anche se è ben chiara la situazione per quanto riguarda le colpe da addossare a qualcuno, perché vanno addossate, perché Piazza San Carlo è diventata una specie di imbuto, c'erano le transenne ai lati di Piazza San Carlo, che hanno messo in trappola 35.000 persone che tra l'altro non potevano neanche starci secondo i canoni di sicurezza, perché come sapete sono dei calcoli su quante persone possono stare su 1 m². Ecco, lì erano molto di più, soprattutto nella parte avanzata verso lo schermo. Quindi proprio si è bypassato qualsiasi sistema di sicurezza, oltre al fatto che, come sapete, quando andate nello stadio e così via, non vi danno neanche i tappi per le bottiglie d'acqua, ma sicuramente il vetro non ve lo danno mai. Sono passati i baracchini, quelli ambulanti, senza licenza naturalmente, che vendevano birre in vetro, quindi praticamente i 1.500 feriti non sono stati per l'ammassamento anche, ma soprattutto per i cocci di vetri rotti per terra su cui la gente si è appoggiata con mani, braccia, gambe, tutto, e si è tagliata. E i tagli di un vetro di bottiglie possono essere profondi e molto pericolosi e possono anche portare a recidere vasi sanguigni importanti, quindi non è veramente una cosa, una tragedia sfiorata. E mi stupisce ancora adesso che di 1.500 feriti i decessi siano stati solo uno, purtroppo, che è già tanto, però in quelle situazioni là poteva veramente diventare il nuovo Israele, come molti hanno detto. E la nuova ipotesi che sta venendo fuori su cosa ha fatto partire tutto il disastro. Come ricordate, qualche tempo fa passava quel video in cui praticamente, evidentemente, un idiota avrebbe detto, poi non si è ancora verificato, ha detto una Allah Akbar, quindi rimande al terrorismo e a questo discorso qua, e la gente si è spintonata quella, appunto, gridando al terrorismo. C'è quel video in cui c'è questo ragazzo che resta fermo con tutti che si dividono, quindi potrebbe essere quella, non si sa, mi pare che sia stato anche poi riconosciuto tramite le camere oppure no, in ogni caso non è stato mai confermato quel discorso là. Adesso avanza l'ipotesi del peperoncino, spray peperoncino. Lo spray peperoncino è nato, beh, lo spray peperoncino è nato sicuramente ieri, ma l'utilizzo di spray peperoncino è nato dopo i molti episodi e la paura intorno al fatto delle molestie sessuali, delle violenze e degli stupri. Quindi è uno strumento
solitamente dato, appunto acquistato da ragazze che magari in alcune città un po' più calde, nel senso più pericolose, si trovano magari nei guai con persone poco buone che vogliono abusare del proprio corpo e ovviamente con il proprio peperoncino possono schizzare questo peperoncino addosso all'aggressore in modo da farlo scappare e da recargli ovviamente danno visivo al momento. E quindi l'utilità dello spray peperoncino è sicuramente molto buono, oltre al fatto che può essere utilizzato anche dalle forze dell'ordine per calmare i manifestanti o cose così. L'utilizzo base dello spray peperoncino è sicuramente ottimo, giusto, perché non crea danni a lungo termine e perché è sicuramente molto efficace. Purtroppo però, come tutte le cose che si danno in mano alla gente, e molto, molto liberamente, come in questo caso, qualcuno ne fa un abuso e lo utilizza per cose non buone. Lo spray peperoncino ultimamente è utilizzato anche da aggressori, dagli stessi aggressori o ladri che vogliono rubare, aggredendo proprio le persone, scippando borsette, portafogli, cellulari e così via. È successo, come dice nell'articolo da stampa, anche un concerto di Elisa. Quindi pensate che è un concerto di Elisa dove la gente sicuramente, cioè al concerto di Elisa non ci va gente scalmanata, ma appunto per questo c'è stato un episodio di spray peperoncino, e appunto perché qualche borseggiatore ha spostato qua e là in modo da confondere la gente e rubare quello che c'era nelle borse. In molti concerti in cui vado, oppure comunque che sono nella zona che ho sentito, spesso c'è qualcuno che lancia spray peperoncino. C'è chi lo fa per scherzo, anche se è uno scherzo veramente, cioè io prenderei schiaffi che fa scherzi del genere, credo che non meriti neanche, cioè merita la povertà di vita una persona del genere, perché lo scherzo veramente di base è stupido, e chi ovviamente magari approfitta della situazione per furti del genere. Ci sarebbe quindi questa ipotesi alla base di tutta la legislazione perché qualcuno avrebbe lanciato uno spray peperoncino addosso a qualcuno per rubare mentre delle borse così. Questa cosa scatenando il panico e dal panico mentre si è dilagato sotto la massa di gente che c'era in quel momento là. Quindi potrebbe essere questa una delle ipotesi che stanno avanzando adesso. Diciamo che gli inquirenti hanno fatto gli accertamenti sul discorso, cioè si è capito bene, perché ci sono state anche delle analisi con esperti e così via, si è capito bene cosa è successo e come è andato e dove sono le colpe, perché chiaramente nonostante questo, nonostante ci fosse comunque una massa di gente che si spostava da una parte all'altra, nelle situazioni, nelle condizioni giuste, cioè senza transenne, lasciando le vie di fuoco e così via, tutto questo non sarebbe successo. Però a prescindere da questo qualcuno pure ha fatto scatenare questa cosa qua. La gente prende quello per poco, ultimamente per il discorso terrorismo e così via, in quei giorni poi c'erano stati diversi attentati in quei mesi là, adesso si è un po' calmata la situazione, parrebbe. E quindi la gente ovviamente ha molta paura, però sicuramente se c'è alla base qualcuno che ha fatto una di queste cose qua, deve pagarla tutta. E ovviamente le colpe vanno, qualcuno deve spiegare alla famiglia di Erika perché Erika è morta e quindi sicuramente gli accertamenti sono praticamente finiti e sicuramente qualcuno dovrà pagare, chi ha organizzato la manifestazione, il sindaco, non so, qualcuno deve pagare, ma più di loro dovrà pagare questo personaggio qua che ha scatenato, quindi colui che ha acceso la miccia di questo problema qua, che sia anche solo perché avesse intenzione in qualche modo di rubare un portafoglio che sicuramente non è comparabile con un omicidio, ma qualcuno deve pagare perché una persona è morta, perché 1500 persone sono ferite e qualcuno ha rischiato la pelle veramente molto, come appunto Marisa Matto che ho menzionato all'inizio del video. Qualcuno deve pagare, che si faccia chiarezza su questa cosa qua, perché c'è una persona che non c'è più, che se, familiari che vogliono ovviamente sapere la verità e vogliono poter lasciarsi alle spalle una tragedia così grande per quanto sia possibile, perché chiaramente questi tipi di lutto per come avvengono, più delle morte naturali o comunque sono delle cose ingiuste, pienamente ingiuste, più di una morte naturale come molti di noi sono abituati a vedere e a sentire all'interno della mia famiglia. Ecco. Quindi veramente che si faccia chiarezza perché bisogna chiudere un capitolo brutto che spesso per noi coincide sempre con quello che è la fine di Champions League, è un po' una maledizione, l'Eisel, l'unica cosa buona che è nata nel 96, credo che sia l'unica. E questa finale ci sfrutta veramente tanto, tanto, tanto. Ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, come sempre, forza io veramente, alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.